Allora, partiamo naturalmente dall'inflazione perché effettivamente è perfettamente in linea con le attese, ma ribadiamo un'altra volta che le attese erano altissime e l'inflazione core, che è altrettanto importante, soprattutto in questo momento ecco, così delicato per le tematiche legate all'inflazione, è leggermente al di sopra delle attese. Qual è il tuo primo commento così a caldo? Sì, allora, in linea con le aspettative, però, come hai giustamente detto tu, delle aspettative abbastanza negative in termini di crescita, cioè nel senso le aspettative erano per un'inflazione molto alta e purtroppo sono state confermate al 7%. Chiaramente la cosa che preoccupa è giusto, è il core, anche se in questo caso specifico, dato che il core non ha food and energy, ma in realtà food and energy sembrano essere le due principali fonti dell'inflazione per il discorso collegato al supply side disruption, eccetera. Quindi in realtà in queste letture, mentre uno è sempre concentrato a guardare principalmente il core, perché appunto il CPI ha queste con due componenti molto volatili, però in realtà ad oggi per una qualunque famiglia media americana, ma si estende il discorso a livello globale, purtroppo quello che invece non è nel core ma è nel normale, quello più completo, il CPI normale, e quindi food e energy sono le due variabili che più vanno a pesare alla fine del mese. Stiamo parlando di aumenti drammatici, il food è su del 10,7% over year, ma non dimentichiamo che arriviamo da un anno dove passiamo di incrementi tra il 20 e il 30% tra energia e food. Quindi è indubbio che queste variabili, questi elementi che sono sempre stati considerati giustamente, sono molto volatili e quindi vengono sempre messi un attimino da parte quando si guardano dei trend più di lungo periodo. In questo momento invece diventano le variabili più importanti per misurare aspettative di inflazione che andranno a influenzare le negoziazioni salariali e quindi eventualmente le pressioni per gli incrementi dei wage. Oggi sono usciti real wage e real hour earnings negativi, cioè che vuol dire che comunque stiamo ancora molto lontani da permettere agli aumenti salariali a matchare il passo dell'incremento inflazionistico. Quindi questo dà fuoco, diciamo, alle negoziazioni, alle trattative a vantaggio dei lavoratori, e questa è la variabile poi fondamentale che andrà a influenzare anche il core CPI, quindi l'inflazione core, che sono gli elementi salariali, quindi il wage. Ecco, quanto è seria la situazione negli Stati Uniti, e sei d'accordo con Mohamed El Arian, lo abbiamo citato più volte, ma non per altro perché un Fed Watcher e ha criticato non nell'ultimo trimestre, negli ultimi 6 mesi la Fed, dicendo che è nettamente behind the curve, dicendo tempo fa ancora che ci sono diciamo dei segnali strutturali in termini di inflazione. Sembra per il momento che tutto ciò che diceva appunto si sta effettivamente rivelando. Sì, allora El Arian, che io stimo in maniera profonda, in realtà è da più di 6 mesi che faceva presente. Io ricordo delle sue critiche nel 2018, quando ci fu, secondo me, un grande errore di politica della Fed. Purtroppo in quel caso non era la pressione che metteva la Casa Bianca di Trump, che nonostante Powell aveva parlato di un quantitative tightening e quindi riduzione del balance sheet della Fed in autodrive, quindi in automatico, in realtà ci fu poi una pressione tremenda da parte della Casa Bianca, nonostante non ci fossero nessuni problemi sulla crescita economica, quindi era giustificata la politica della Fed, e invece fu costretto non solo a bloccare la riduzione del balance sheet, ma addirittura a bloccare anche l'aumento dei tassi, addirittura si ripartì con il quantitative easing nel settembre 19. Quindi e lui già all'epoca manifestava questi forti dubbi, così come lo stesso attuale capo della Fed, Jay Powell, manifestava, e c'è nei minutes della Fed, quindi non è un'opinione, è registrato ufficialmente nei Fed minutes del 2012, manifestava dei forti dubbi insieme a Henning all'epoca del Kansas City, dubbi sul quantitative easing 3. E questo è il grande problema. Io sono convinto che in cuore loro, perché chiaramente un governatore della banca centrale non può adesso dichiarare quello che sto per dire, ma io sono convinto che in hindsight, chiaramente è più facile col senno di poi, però se ci fossimo trovati oggi intorno a un tavolo, ci fossero trovati tutti i governatori delle banche centrali degli ultimi anni, principalmente della Fed, e si trovassero con un mercato nella situazione in cui è adesso, con una struttura economica così disallineata,
non credo che porterebbero avanti il quantitative easing così come è stato portato, non perché il quantitative easing non è uno strumento importantissimo, che è giusto che sia sempre da considerare nell'arsenale delle banche centrali, ma deve essere chiaro, è uno strumento di emergenza e se ne è abusato, perché uno strumento di emergenza, per caratteristica di emergenza, deve essere utilizzato nelle emergenze. Se si usa per 10 anni c'è qualcosa che non va. Ma la colpa non è delle banche centrali, la colpa è delle amministrazioni politiche che, non avendo voluto spendere il loro capitale politico per delle manovre fiscali, parlo dal 2012 tranquillamente fino al 2018, hanno preferito far fare il lavoro sporco alle banche centrali, guidate da persone che non devono essere soggette ad un giudizio politico perché non sono soggette a elezione pubblica, e quindi è stato comodo far svolgere il ruolo di supporto del mercato e si sperava di supporto dell'economia via manovre di politica monetaria. Ma la politica monetaria ha i suoi limiti, è importantissima la stabilità del sistema finanziario, ma non può generare, come si dice, printare prosperità dal nulla. E quindi questo è il grande disallineamento a cui siamo arrivati, non si è fatto investimento nelle filiere produttive, quindi appena c'è uno shock, per carità, imprevedibile come questa disgraziata pandemia, che speriamo siamo verso la fase finale, comunque ha creato una disruption, e la pandemia ha solo dimostrato che c'è uno sbilanciamento enorme nell'economia mondiale, non possiamo dipendere in termini produttivi soltanto da un'area, perché se c'è un problema, Dio non voglia, di un'altra pandemia o di un altro problema di passaggio dei prodotti dall'Asia all'Occidente, ci troviamo di nuovo in queste situazioni. Era prevedibile che spostare tutta la produzione mondiale in una sola area geografica avrebbe creato degli squilibri. Ha fatto comodo nel giorno dopo giorno, da metà degli anni 90 quantomeno, e adesso ci troviamo a pagare il conto. Allora, giusto per capirci, ieri è stata una giornata molto importante anche per l'Europa in termini di BCE, il tema sull'inflazione rimane anche in Europa, oggi fra le altre cose abbiamo visto dei dati molto importanti in termini di Eurozona, stiamo parlando della produzione industriale mese su mese del 2,5% e produzione industriale anno su anno meno 1,5%. Rispetto a tese di un più 0,6%, forse questo è il dato che ha scioccato un po' di più, però a parte questo dato, a parte questo numero che vi sto mostrando dal nostro grafico, volevo citare che proprio ieri è stata la prima giornata di Nagel, il nuovo capo della Bundesbank, e lui è stato estremamente netto con la BCE, ha detto senza ovviamente alcuna esitazione, vedo rischi di inflazione più alta del previsto nel lungo termine. Come si trova un equilibrio e soprattutto quali a tuo avviso saranno le prossime mosse della BCE? Ci vorrà tanto tempo finché, come dire, toglie la parola transitorietà dai propri comunicati stampa? Sì, allora, in produzione industriale bisogna fare una riflessione. C'è stato una ristima del dato di ottobre molto forte, ma perché si sono considerate anche l'informazione derivante dall'Irlanda, era un dato che per un problema tecnico non era stato inserito nella precedente stima, quindi non è un vero e proprio errore di stima, ma è soltanto che la prima stima era incompleta. Chiaramente, se questa è confermata, ora vedremo le prossime rivalutazioni, dimostra che effettivamente non c'è questa crescita così forte che era la paura che avevamo, perché sull'inflazione un po' siamo tutti ormai sul lato della non transitorietà. Il problema è se c'è transitorietà nella produzione, questa è della crescita, e cioè che questa sia dovuta principalmente allo stimolo fiscale. Ho visto un'analisi di Gundlach che nel podcast dell'altro giorno faceva presente che la crescita dal 2019 ad oggi è unicamente paragonabile one to one, corrispondenza bionivoca, con l'incremento fiscale, quindi è praticamente puramente a debito. Quindi se questo non triggera, non genera una crescita indipendente dall'espansione fiscale, questo è un problema, perché, ripeto, siamo in un mondo estremamente indebitato. Il problema della transitorietà dell'inflazione adesso in realtà sta diventando un discorso di quanto tempo ci aspettiamo che l'inflazione rimanga a questi livelli, perché è ovvio che la transitorietà, così come ce l'avevano fatta auspicare, mettiamola così, le banche centrali, principalmente americane, adesso ECB, si parlava di 6 mesi, un anno, e quello è quello che si crede transitorio nei mercati, e sicuramente è da escludere. Però effettivamente c'è una riflessione aggiuntiva da fare. Se uno va a guardare il movimento dei tassi di interesse, il mercato dell'obbligazionario non sta comprando l'idea, mettiamola così, che l'inflazione sarà a dei livelli così elevati per così tanto tempo, perché sì, è d'accordo, i tassi sono saliti, ma sono saliti abbastanza poco.
in relazione ad un'aspettativa di inflazione. Ma forse in Italia non poco però, perché sono... No, per l'Italia c'è un discorso, certamente, c'è un discorso di spread anche sul Bund, però parliamo... L'inflazione globale, io vedrei il 10 anni, il 5 anni e il 30 anni americano, se vogliamo, come indicativi di cash flow globali, no? E in un certo qual modo, sì, c'è stato un incremento, il 10 anni a 1,72, eravamo a 1,45 alla fine dell'anno, però non effettivamente sembrano essere convinti i cosiddetti bond vigilantes che l'inflazione sarà così alta per così tanto tempo. Però questo è un problema, perché se i tassi di interesse, soprattutto il 30 anni, continuano a essere a 2,04, 2%, quello che stanno dicendo è che l'aspettativa non positiva non è tanto sull'inflazione quanto sulla crescita. Quindi questo è quello che dobbiamo cercare di capire. Normalmente in una fase inflattiva dovrebbe esserci uno steepening della curva, cioè la parte a lunga verso la parte a breve media dovrebbe incrementarsi. Siamo in un flattening. Un flattening, non dimentichiamo che purtroppo ha un track record del 100%, l'inversione, cioè quando la curva diventa flat e addirittura si inverte, cioè quando la parte a breve supera la parte a lunga, è l'unico elemento nel mondo finanziario che ha un cosiddetto track record del 100% di prevedere le recessioni. Quindi è chiaro, stiamo attenti, è importante analizzare la struttura, non tanto i livelli assoluti, la struttura della curva dei tassi, perché se ci spingiamo verso un flattening piuttosto che uno steepening, e addirittura che possa essere precursore, speriamo di no, di un'inversione, purtroppo quella ha un track record di previsione delle fasi recessive al 100%. Nient'altro ha questo track record così elevato. Dunque, giusto per capirci, a tuo avviso all'interno del 2022 ci sono dei presupposti per rialzo dei tassi qui all'interno dell'Eurozona o meno? Allora, sicuramente Stati Uniti e Eurozona hanno detto chiaramente, almeno che appunto non cambiano la posizione, che non avrebbero aumentato i tassi fino a che successivamente al completamento del cosiddetto tapering, di cui ancora non si parla, quindi nel momento in cui dovesse finire, completarsi la fase espansionistica del bilancio, non hanno parlato di quantitative tightening, che è riduzione del bilancio, quello di cui ha parlato brevemente Powell, ma la ECB ha fatto presente che non si prevede aumento dei tassi fino a che non si completerà il processo di ampliamento del bilancio, che non è ancora previsto. Quindi non necessariamente mi aspetto un aumento dei tassi per il 2022, però ormai la realtà è che su questo navighiamo a vista, cioè secondo me previsioni oltre i 3 mesi diventano pura accademia, e quindi quello che io dico è che è improbabile sicuramente un aumento dei tassi nei prossimi 3-6 mesi nell'area euro. Spingerci oltre 6 mesi al momento è pura accademia. Allora, un ultimissimo take, ovviamente, perché questo venerdì inizia la stagione delle trimestrali negli Stati Uniti. Per la verità alcune aziende hanno già pubblicato i numeri, però diciamo che il mainstream del comparto bancario inizia proprio questo venerdì. Che cosa bisogna guardare? Tu che cosa stai guardando in questa stagione delle trimestrali? E cioè il bilancio o invece la forward guidance, o insomma quali sono, diciamo, sotto punto di vista di investitore i numeri come dire, più importanti a cui andresti a fare attenzione? È cambiato qualcosa? Io consiglierei sempre di più, soprattutto in un ambiente quantomeno per il momento inflattivo e comunque di aumento dei tassi, quantomeno della parte a breve, perché nel mondo americano, che poi è la parte principale, se vogliamo, come punto di riferimento del mercato globale, siamo quindi in un aumento dei tassi a breve, questo è indubbio, ormai anche, diciamo, i più dovish dei governatori della Fed aspettano almeno un aumento dei tagli dei tassi, da chi ne parlava non prima del 2024, adesso tutti si aspettano almeno 2 se non 3 per il 2022. In questo ambiente io consiglierei di cercare di eliminare dalle proprie analisi l'effetto del financial engineering delle banche o delle società, cioè tutto quel gioco finanziario che porta ad avere dei multipli che possono mascherare delle debolezze. Mi concentrerei su quelli che sono i cosiddetti hard number, cioè invece di andarsi a guardare il price earnings, che ovviamente è influenzato dal denominatore, che è l'earning, che a sua volta è l'earning per shares, quindi se le società continuano a comprare azioni il denominatore scende, quindi il rapporto sale solo per effetto di un acquisto di buyback, ma andrei a concentrarmi su quelli che sono i numeri, le cosiddette top line, dove è più difficile per un'azienda mascherare in maniera intelligente con financial engineering i numeri, cioè price to sale, price to book.
qui c'è poco da girare. Mi concentrerei su questi numeri che, soprattutto in queste situazioni, se dovesse continuarsi ad avere questo rotation da growth verso value, dovessero contare sempre di più i fondamentali, come tutti ci auguriamo, allora i veri numeri delle aziende, quelli che sono i veri pillar dei bilanci, sono quelli che dovrebbero guidare la scelta degli investitori. Ecco, considerando l'ambiente in cui ci troviamo, e c'è cioè una politica monetaria meno accomodante, probabilmente non sarà soltanto da parte della Fed. Come bilanciamo, come facciamo a bilanciare il nostro portafoglio? E cioè il focus sul tech a cui abbiamo assistito negli ultimi 12 mesi rimarrà o meno? Il bull market è in pericolo o meno? Allora, il pericolo del bull market nel mondo tech è che ha una cosiddetta breadth, cioè ha una profondità, un ampliamento molto limitato. È concentrato sulle cosiddette FANG, cioè fa riflettere che siamo in una situazione in cui il Nasdaq è ai massimi storici, nonostante quasi il 40% delle componenti del Nasdaq è giù del 50% dai massimi. In un'altra situazione hanno calcolato degli analisti, in queste situazioni in cui almeno il 35% delle azioni del Nasdaq era intorno al 50% giù dai massimi, il Nasdaq era giù dell'oltre il 40%, non ai massimi storici. Questo fa impressione. Questa concentrazione, quando io vedo che il market cap di Apple è superiore a tutto il market cap del Russell 2000, cioè delle small e mid cap americane, che poi rappresentano la struttura, la spina dorsale del sistema industriale americano. Quando c'è una concentrazione per cui una sola azienda ha un market cap di 3 trilioni e tutto l'indice ha una market cap di 2,4 trilioni, c'è qualcosa che fa suonare più di un qualche campanello di allarme. Questa concentrazione, cioè noi abbiamo che lo Standard & Poor's 500, per darvi un ultimo numero, dal dicembre 2019, quindi da prima della crisi pandemica, al dicembre 21 è su di circa il 30%, anzi forse oltre il 30%. Se noi escludessimo le FANG, quindi le 5 società, le 6 società più grosse, includendo Tesla, lo Standard & Poor's sarebbe flat. Cioè immaginiamoci che noi, se noi stessimo a commentare che un mercato è praticamente invariato negli ultimi 2 anni e mezzo, nonostante i grossi interventi delle autorità monetarie, staremmo dicendo, la narrativa sarebbe: dove è andata tutta questa liquidità, visto che il mercato non si è praticamente mosso? E in realtà noi invece diciamo, la narrativa è: c'è stata grandissima liquidità sul mercato perché il mercato è su di oltre il 30%, ma è solo su 6 società che è su del 30%, che porta l'indice a essere su del 30%. Questa è la mia preoccupazione al momento. Grazie mille a Gianluca Lobefalo, CEO QW Capital. Grazie per essere stato con noi. Alla prossima occasione e buon proseguimento. Grazie e buona serata.